Benvenuti a tutti e benvenuta a Rosanna Algeri, che ha oggi il compito di presentare e provocare i nostri relatori e discussant. Grazie Rosanna per aver accettato. Grazie a te, Ina. Buongiorno a tutti. Ecco, iniziamo questo ciclo di seminari di stamattina di Rigenerare Sud, Rigenerare Sud, sulle strategie di rigenerazione urbana con tre ospiti importanti, Pino Scaglione, Rita, Fabio Guarnera e Rita Elvira Lama. Inizio a innanzitutto saluto Pino, con il quale collaboro e condivido alcuni percorsi e esperienze che verranno illustrati stamattina. Pino è architetto, laureato a Roma, è stato fondatore e direttore degli International Design Laboratories, attraverso i quali ha coordinato e sviluppato incontri e conferenze culturali, seminari di studio, ricerche sui temi della città, architettura, paesaggio, infrastrutture e design, in particolare attraverso attività di workshop. Inoltre è stato uno dei collaboratori della Sesta Biennale di Architettura di Venezia nel 1996 e qui ha esposto su invito della giuria internazionale del curatore Antonio Lamy. Svolto inoltre, svolge tuttora ruoli leader di team di ricerca e di progetto per aziende e istituzioni pubbliche sia in Italia che in Europa. È inoltre membro di comitati scientifici, di riviste, centri di ricerca, animatore di incontri, scambi, dialoghi con importanti università italiane ed europee. Inoltre, Pino ha scritto e pubblicato numerosi articoli e saggi. Sia riviste che libri. Lui è autore di molti libri e inoltre art director per istituzioni e aziende, curatore di mostre, eventi, seminari e simposi su architettura, progettazione urbana, interni e design. Stamattina Pino ci illustrerà i suoi vari progetti di rigenerazione urbana, tra cui Artesila, tra cui progetti con l'associazione culturale Ortu Sacri, di cui è il presidente, e altri progetti che ora sentiremo da lui stesso. Quindi Pino, a te la parola e poi a seguire cioè, presenterò gli altri ospiti della mattinata. Grazie Pino. Buongiorno, grazie a Ina, grazie a tutto lo staff, grazie a Rosanna che vedo che nel tempo, a furia di praticare questi tromboni accademici, sta imparando ed è molto più brava di noi. Ha fatto una presentazione molto brillante, anzi mi lusinga che mi abbia dipinto così bene. Artesila è un progetto ambizioso, perché in realtà riguarda una estesa superficie di territorio calabrese, tutta la parte del grande altipiano Silano, che è parco nazionale, uno dei più grandi parchi nazionali d'Italia. Riguarda un ambito che occupa e diciamo, investe almeno 28 comuni, tutti con una superficie in parte o completamente ricadente all'interno del parco. Riguarda le relazioni tra l'interno, ovvero la parte appenninica, e i sistemi urbani della Valle del Crati, Cosenza, e tutto, diciamo, il grande sviluppo micrometropolitano che va più o meno per chilometri addirittura fino a Castrovillari lungo il nastro dell'Autostrada del Sole e riguarda anche le relazioni con il Crotonese. Diciamo che è una sorta di grande cerniera naturale. Io l'ho definita il grande parco, il grande cuore verde del Mediterraneo, perché dalla Sila in giù, a parte l'Aspromonte, che è difficilmente praticabile tanto quanto lo è la Sila, e a parte il Pollino, che è condiviso con la vostra regione, la Sila è un luogo particolare. È un luogo così speciale,
che durante quel suo magnifico viaggio in Italia alla fine degli anni 50, Guido Piovene, ne descrisse le meraviglie e una delle definizioni che mi è rimasta particolarmente impressa è quella che lui diede di questo scenario naturale. La Sila è un paradosso del nord trapiantato al sud, e poi ne parla quasi come se si fosse trovato di fronte ai fiordi di bellezza e di suggestione norvegese. Io dico sempre che il nostro paesaggio silano è molto più dolce di quello nordico, quindi ha questa, diciamo, mediterraneità che lo rende particolare e unico. E perché Arte Sila? Perché in realtà la Sila ha enormi, grandissime potenzialità. Nella mia esperienza di docente e ricercatore trentino, io faccio sempre questa battuta, perdonatemi, che se i trentini avessero la Sila sarebbero ancora più ricchi di quanto non sono ora nella, diciamo, utilizzo a fini turistico-naturalistici di un patrimonio così importante e così bello. Il progetto naturalmente non nasce per caso, nasce perché una serie di soggetti sono stati coinvolti, da il consorzio delle patate della Sila fino agli albergatori, che giustamente hanno capito che forse è il momento, lo stesso Parco Nazionale, il soggetto, diciamo, che coordina questa iniziativa, è il Parco Nazionale della Sila. Ed è importante perché è la prima volta che si prende coscienza del fatto che alcune necessità strategiche siano da mettere in campo piuttosto che i grandi piani che in questi anni hanno, diciamo, avuto in un modo o nell'altro ricaduta zero. Parlo di piani urbanistici, parlo della grande pianificazione territoriale che si arena sempre nella burocrazia. Tutto questo è iniziato con la costituzione di un'associazione culturale che si chiama Orto Sacri, che io ho il piacere e l'onore e anche l'onere di presiedere, che ha svolto e continua a svolgere un'intensa attività di sensibilizzazione culturale rispetto ai temi del paesaggio, della natura, dell'ambiente, della condivisione, della coesione sociale e quant'altro. Fanno parte di questa associazione oltre 25 soci, di cui molte donne e soprattutto tanti giovani, e questo veramente è un segnale di volontà da parte di chi vive al sud di intercettare traiettorie di cambiamento. La vicepresidente dell'associazione che ci ascolta è Assunta Viteritti, che è una bravissima collega docente di sociologia a Roma, che condivide con me questa passione e questo interesse per il nostro luogo d'origine, e abbiamo cominciato proprio quasi 2 anni fa con un'attività intensa, devo dire molto intensa, che si è semplicemente rallentata come tutte le cose in questo momento di emergenza, perché siamo più o meno tutti bloccati nelle nostre case a riorganizzare le nostre vite, ma che non ha mai smesso di essere in qualche maniera presente nel luogo in cui questo si attua, Acri. Acri è utilizzata come diciamo piattaforma, laboratorio, direi, perché è una realtà simile a un centro urbano di 21.000 abitanti. E come Acri in Calabria e al sud ce ne sono almeno altri 500 di realtà così. Quindi quello che si fa lì è un modello in vitro che viene sperimentato e che può essere applicato in qualsiasi altra realtà. Alcune piccole necessarie premesse di carattere, diciamo, teorico-metodologico. Io svolgo da sempre il mio lavoro di ricerca attraverso alcuni principi fondamentali. L'ho imparato dai trentini, e di questo gli sono riconoscente, di altre cose no, che è il rispetto della natura, la sensibilità nei confronti dell'ambiente, il paesaggio come una grande risorsa, sono delle straordinarie possibilità di investimento finanziario, umano e direi anche sociale. E allora tutto questo nei miei studi e nelle mie ricerche non è mai stato interrotto, è sempre stato, diciamo, presente e continua ad essere presente. La necessità di una nuova etica, io questo diciamo rivendico, c'è qualcuno che mi sta battendo sopra la testa a casa mia, non so chi è, va bene, qualcuno che sta inchiodando, stanno montando l'ascensore. Scusate, mi sento questo picchiettio, spero che non lo sentiate neanche voi.
la necessità di un approccio etico ed ecologico al progetto, e io ho aggiunto da Mediterraneo la necessità della bellezza, perché credo che sia la parola più universalmente comprensibile e riconosciuta da addetti ai lavori e non addetti ai lavori. E il design resiliente è diventato un po' il nostro leitmotiv. Perché? Perché abbiamo provato a sostituire la parola sostenibile, abusata, consumata, e guarda un po', in tempi di disastri ambientali preannunciati, avvenuti, accaduti e che hanno diciamo anticipato la grande pandemia, la parola resiliente forse è quella che risponde di più a quello che ci tocca fare in questi mesi e nei prossimi anni: rimboccarsi le maniche e approfittare che il disastro sia trasformato in un'occasione di reale cambiamento. Tre parole, quindi: resilienza, etica ed ecologia, bellezza, che qui sono descritte, ma ovviamente vi risparmio la descrizione puntuale, chiunque di voi può farlo. E invece mi preme ancora una volta, perché nella presentazione che ha fatto Rosanna, alla fine ha detto che io mi occupo di territorio, di paesaggio, di architettura degli interni, di design, di ricerca e quant'altro. Ecco, io non ho mai smesso, e lo faccio e lo ribadisco in tutte le occasioni, di cogliere, diciamo, l'essenza dell'essere architetto, dell'essere progettista, che lavora su tutte le scale. E non è solo una questione di capacità, ma è una questione di formazione. Io mi sono laureato nel 79, quando ancora l'architetto era quella figura professionale capace di tenere insieme queste diverse capacità interscalari. Questa frase di Andrea Branzi, che è pubblicata in un suo articolo di qualche anno fa, dice alla fine: è ora necessario, come potete leggere, che questo conflitto, ovvero il conflitto tra architettura, design e pianificazione, sia archiviato in modo che il progetto, nelle sue varie scale, diventi tollerante, con pretese meno personali, ma proiettato a osservare le questioni dei fenomeni urbani e del vivere come parte di un insieme che non richiede più opposizioni, ma un confronto intelligente. Questo è ancora più importante e urgente oggi nel contesto in cui viviamo. E questo è quello che in realtà è successo e succede nelle ricerche progettuali e nelle sperimentazioni che io vi presento, che hanno questa, diciamo, capacità, sensibilità di natura interscalare, che sono inevitabilmente capaci e, diciamo, sensibili all'incrocio di quello che, a mio avviso, è un tema di nuovo urgente, che deve passare tanto nell'accademia quanto nella professione, di tornare ad essere capaci di gestire queste interazioni interscalari. Ed ecco lo start, diciamo, del nostro lavoro al sud, del mio lavoro e di quello di altri, che torna ad occuparsi della realtà del meridione. Città incompiute è un libro al quale, peraltro, alla quale presentazione hanno assistito anche Ina e Armando, con mio grande piacere, quindi era un battesimo in un Natale di 2 anni fa, un battesimo di partenza di questa associazione, che raccoglie esattamente tutto ciò che, sempre insisto, da un punto di vista delle realtà campione, è successo negli ultimi 50-60 anni nelle piccole città, nelle grandi città e nei centri del sud. La confusione, il caos, il degrado ambientale, l'abusivismo, la mancanza di servizi, la mancanza di spazi collettivi, di qualità dello spazio urbano e quant'altro. Ma il libro, oltre a denunciare e a fare, diciamo, una disamina di queste problematiche puntuali, soprattutto mettendo in evidenza la grande quantità di edilizia che si è posata inopinatamente e ignobilmente sui suoli, alterando i paesaggi, dà anche delle prospettive. Lo fa in maniera interdisciplinare, come diciamo, è necessità oltre che mia abitudine, e sempre di più l'interdisciplinarietà diventerà un importante tavolo di confronto per risolvere i problemi insieme, in cui gli architetti, i pianificatori sono le figure che riescono a tenere la regia di queste complesse, diciamo, di questi complessi percorsi. Il libro dà una prospettiva di cambiamento, perché è necessario riprogettare i centri e i contesti.
Da qui in poi, dal libro in poi, dalle città incompiute, l'attività di Ortusacri, che inevitabilmente incrocia quella dell'architetto e del ricercatore, si è sviluppata con tutta una serie di azioni, incluso questa magnifica Summer School che si è svolta la scorsa estate e che io ho grande dispiacere di non poter fare quest'anno con le stesse modalità, che ha sviluppato alcuni temi importanti, significativi, che riguardano la rigenerazione dello spazio pubblico, in particolare la riqualificazione ambientale, urbanistica e paesaggistica di luoghi degradati, di aree, diciamo, marginali, e arriva anche al design con il coinvolgimento di artigiani e la riproposizione di percorsi che riprendano sia la cultura tradizionale, ma soprattutto materiali naturali in alternativa ai materiali artificiali e poco ecologici come la plastica. E a questo abbiamo aggiunto, e ritengo che sia molto molto importante, abbiamo aggiunto un festival che non era un festival solo spettacolare, ma c'era la creatività, c'era il design, c'era l'architettura, c'era la musica, soprattutto centrato, il festival si chiama Restarte, Restare ad Arte, c'era la necessità, la capacità e l'opportunità di fare leva sul talento locale, che è tantissimo. Il 90% delle persone che hanno partecipato al festival è di Acri o calabrese. Questo perché? Perché questa diaspora, che in realtà è comune purtroppo a tutto il sud, è una diaspora che fa male alla crescita culturale e sociale dei nostri luoghi. Allora l'obiettivo di ritrovarsi, perché in estate è più facile che ci si ritrovi tutti, e di rilanciare insieme su alcune parole, su alcune scelte, è diventata l'occasione per fare il festival. Cultura e idee. E mentre si svolgeva il festival, si svolgeva la Summer School, che adesso vedrete ha prodotto anche un interessante risultato. Cito qui tre libri importanti che vedete piccolini nella presentazione. Sono di un grande e straordinario pensatore, si chiama Vito Teti, è un antropologo e professore all'Università della Calabria ed è, diciamo, il teorico della restanza. La restanza, cito qui brevemente, è questa, diciamo, questo logo, questo termine che lui stesso ha coniato, ovvero è la forza d'animo e anche di intelletto di chi resta nei luoghi d'origine, ovvero di chi non sfugge per disperazione, per necessità, e che decide coraggiosamente di rimanere all'interno di questi posti. Vito è calabrese, è di un piccolo paese della provincia di Reggio Calabria, insegna all'Università della Calabria da tanti anni ed è diventato ormai, diciamo, l'antropologo dopo Ernesto De Martino, erede di quella significativa tradizione, l'antropologo che più di tutti ha saputo descrivere il malessere, diciamo, della nostra modernità attraverso alcuni saggi che, secondo me, se leggete, capirete tantissimo del nostro sud, e ve li consiglio con, diciamo, piacere, perché vi aprono scenari inediti, anche e soprattutto per il lavoro di architetto. Ecco perché cultura e idee sono necessarie per essere dei buoni progettisti. La Summer School ha prodotto concretamente una bellissima ipotesi di rigenerazione urbana di un intero corso del centro della piccola città di Acri. Un intero corso che in realtà si è spopolato nel corso degli anni in virtù del fatto che il commercio e quindi la crisi virulenta che ha colpito tutte le realtà meridionali, ma non solo, purtroppo mi consta che anche al nord sia successo questo, ma al sud il fenomeno è stato, come sempre, più macroscopico. Questo centro, questo corso si è svuotato, pur essendo stato progettato per essere pedonale e quindi diventare il cosiddetto struscio della piccola città, negli anni si è svuotato di questo significato sociale, nonché, diciamo, economico. Allora, il progetto ha riguardato soprattutto la rigenerazione di questa parte di città come modello applicabile sia all'interno della stessa città e sia naturalmente ad altre realtà simili, partendo ovviamente da quelle che sono le caratteristiche del luogo. E abbiamo progettato un campione di trasformazione che in realtà abbiamo anche realizzato, che è questa piccola piazza P48 della Restanza e del Ritorno, che in realtà
devo dire con grandissima sorpresa e grande soddisfazione da parte nostra, è diventato il salotto buono di Acri. Non sapete quante difficoltà ci hanno fatto prima, durante e ora, quanti tentativi di vandalizzazione, quanti, diciamo, anche retroscena nel pensare che questo fosse una spina nel fianco dell'attuale amministrazione, che purtroppo non ha un buon rapporto con l'associazione, perché immagina, chissà per quali ragioni, che noi vogliamo sottrargli la poltrona. Noi non vogliamo sottrarre nessuna poltrona a nessuno, ma vogliamo lavorare nell'interesse della collettività dal basso, come ormai si fa da tanti anni in tante realtà. E credo che questo sia un fatto molto molto importante. Il progetto è stato condiviso in questi 10-11 giorni entusiasmanti con 18 giovani che sono venuti quasi tutti da Pescara, c'era qualcuno da Matera e altri a Cresi, c'era coinvolto un giovane artista, Luca Mauceri, perché abbiamo iniziato anche un percorso di land art, e quindi da qui poi il tema dell'arte nel paesaggio, nella città, che naturalmente non abbiamo inventato, ma che noi stiamo cavalcando e che è diventato anche un pretesto molto interessante per il lavoro di Ortu Sacri, e che ad un certo punto è diventato questo. Ecco, l'abbiamo realizzato in 8 giorni e con soli 1.400 euro di budget, ovviamente aiutati da alcuni sponsor locali, dall'entusiasmo dei giovani che hanno partecipato alla Summer School e soprattutto dai ragazzi giovani dell'associazione. Quello del signore che vedete con la coppola che sta tagliando è il sottoscritto, e i ragazzi che vedete sdraiati, distrutti dalla fatica, sono i giovani che partecipavano alla Summer School. Oggi la piazza è felicemente utilizzata, è un punto di ritrovo, anzi in questi giorni ha subito interventi di manutenzione perché ce ne siamo fatti carico e ce ne prendiamo cura, è un luogo che vogliamo replicare appena ci sarà possibile, è un progetto che vogliamo replicare in altri piccoli spazi, certi e sicuri che questo ha dato un là ad una ipotesi, ad uno scenario di cambiamento anche solo intravisto attraverso, diciamo, questa piccola realtà. E queste sono delle bellissime immagini che quest'estate il fotografo Luca Chistè, durante la Summer School, e da qui l'interdisciplinarietà e la necessità dello sguardo, Luca Chistè ha realizzato per fare una missione di descrizione dei luoghi e del contesto di Acri. Qui si vede molto bene come questa edilizia, diciamo, spalmata un po' ovunque, abbia compromesso e comunque invaso parti significative del paesaggio naturale, ma si vede anche quanto quel profilo che vedete sullo sfondo sono esattamente le montagne della Sila, quanto ancora il segno del paesaggio sia molto forte e molto presente. Scorro queste immagini velocemente, eccole qua, la modernità fotografata da Luca è una modernità, diciamo, contraddittoria, è una modernità inquietante, una modernità che spalma quintali, quantità, tonnellate di cemento sul suolo, spesso inutilmente. Sono le case, diciamo, che si sono costruite per chi è tornato, per chi è investito dopo l'emigrazione, pensando che il mattone fosse in realtà una risorsa che non si sarebbe mai sprecata. Invece queste case oggi valgono quasi zero, e oltre a valere quasi zero, purtroppo sono tutte energivore, precarie da un punto di vista sismico, quindi è una situazione disastrosa, sulla quale un grande progetto di rigenerazione urbana, come il bonus fiscale, ma non è sufficiente perché ci vogliono programmi, ci vogliono strategie, ci vogliono idee progettuali, potrebbe veramente, diciamo, modificarne la fisionomia, sia dal punto di vista urbanistico che architettonico. Queste sono altre immagini di Luca Chistè. Ecco, nell'immagine notturna vedete quanto diciamo l'espansione urbana sia significativa, eppure parliamo di 21.000 abitanti e di una superficie abitata ed edificata quasi da città di 50.000 abitanti. La piazza centrale, ecco, guardate la densità e l'affastellamento di case su case, il 30-40% oggi ancora non finito. E poi invece c'è la pausa della città storica, che è diventata e sta diventando il nostro laboratorio privilegiato, sia perché è abbandonata, tristemente abbandonata, pur conservando meravigliosi scorci sul paesaggio e palazzi, edifici significativi e diciamo
spazi urbani ancora di qualità, sia perché riteniamo che sia un patrimonio da rimettere immediatamente in gioco da tutti i punti di vista. Il paesaggio è questo. Ancora viste del centro storico, ed ecco una prima ipotesi alla quale stiamo lavorando, l'Officina delle Arti. È un progetto culturale di rigenerazione urbana e di creatività per la città di Acri. Perché delle arti? Perché le arti sono l'architettura, l'arte, il design, la musica, la fotografia, la grafica e quant'altro. Noi crediamo che con questo progetto possiamo attrarre giovani e talenti con residenze specifiche ad Acri. Stiamo contrattando come associazione con i proprietari di questo bellissimo palazzo, che è Palazzo Dodaro, abbandonato da 25 anni, la possibilità di acquistarlo e ristrutturarlo, perché diventa questo il motore di una rigenerazione urbana che parte dal centro storico, ma ovviamente arriva anche nella parte, diciamo, contemporanea, moderna della città, con tutta una serie di strategie che sono, diciamo, riferibili all'Open Museum, che è un'altra ipotesi. Non avendo spazi museali chiusi e non volendo replicare la formula del museo chiuso, l'idea che ci siamo inventati con quella prima piazza che avete visto e con la prima scultura di Lendarte è quella di collocare all'interno dello spazio urbano queste installazioni di arte e design, che sono a nostro avviso significative perché sono piccoli semi di trasformazione e di rigenerazione di questi spazi. Queste sono, diciamo, le ipotesi dei cosiddetti atelier d'artiste. Questa è l'ipotesi, scusatemi, quella dell'albergo diffuso nel centro storico, dell'atelier d'artista, e questo è un altro progetto ancora che stiamo cercando di portare avanti, e sono le stanze della memoria. Sono installazioni, quale centro urbano, piccolo o grande che sia, al sud, non ha un eroe risorgimentale come Acri, non ha un poeta, non ha uno scrittore, non ha, diciamo, figure significative come Adele Giannone, che è la signora che ha portato l'energia elettrica agli inizi del secolo ad Acri ed ha messo mano alla centrale idroelettrica, che ha dato poi, diciamo, un'importanza, presenza produttiva ed energetica a tutto il contesto acrese, nonché calabrese. Quindi tutto questo è motore di rigenerazione urbana, è arte, architettura, design, fotografia, e tutte le altre discipline sono coinvolte attraverso quelle che poi saranno delle call con le quali cercheremo di attrarre giovani. E questo è Artesila. Io mi avvio alle ultime immagini, cerco di essere il più rapido possibile, ma credo di essere stato perfettamente, di essere nei tempi. Anche queste sono immagini di Luca Chistè. Luca ha fatto un lavoro prezioso. Quest'estate, Covid permettendo, tornerà in Calabria e faremo un ulteriore giro di queste realtà tra paesaggio, ambienti urbani degradati e città storiche, perché vogliamo raccontarla attraverso le immagini fotografiche, questa possibilità di cambiamento, e far percepire le enormi e straordinarie potenzialità. Guardate questi laghi, se io non avessi scritto Artesila nessuno potrebbe immaginare che ci troviamo al sud, ma assolutamente possiamo senza dubbio dire che questi paesaggi, questa natura non ha nulla, assolutamente nulla da invidiare a quella di altre realtà già decollate da un punto di vista turistico naturalistico. I tre laghi importanti sono tre laghi artificiali costruiti negli anni 50 grazie all'intelligenza di un ingegnere milanese che attraverso la SME, la Società Meridionale Elettrica, decise che qui bisognava realizzare una centrale idroelettrica per produrre energia pulita. Quindi questi laghi nel tempo sono diventati, diciamo, perfettamente coerenti con il contesto naturale, anzi lo hanno valorizzato e ne hanno aumentato il fascino, perché riflettono e raddoppiano il paesaggio, ma perché rendono questi luoghi ancora più suggestivi, ancora più romantici, ancora più poetici. E queste immagini che scorrono ve ne dicono, diciamo, la bellezza, ve ne raccontano e descrivono la particolare peculiarità. D'inverno la Sile è altrettanto affascinante, in autunno, come vedete, e negli ultimi anni, e qui faccio un piccolo spot agli amici che ci sostengono, la patata della Sila, che io ho la fortuna di trovare anche nei supermercati milanesi, è diventata un'eccellenza agricola di questo altipiano, perché il terreno, perché la luce, perché il clima sono così favorevoli, e soprattutto la coltivazione è 100% biologica. Quindi la patata della Sila è, diciamo, un prodotto straordinario locale
che però, diciamo, ha dato anche un importante sbocco produttivo ed economico agli agricoltori dell'altopiano silano, che si dividono tra questo tipo di produzioni e una discreta quantità di farm di aziende che fanno prodotti caseari. Ricordo a tutti che i caciocavalli, le ricotte silane sono probabilmente tra le più buone che io abbia mai assaggiato, almeno per me è così, perdonatemi il piccolo spot. E qui arriviamo alla prima occasione in cui nasce l'idea di Artesila. A settembre dello scorso anno ricevo un invito come architetto da Alfonso Femia, curatore della Biennale di Pisa, che decide di dedicare al tema delle acque. Io ancora una volta ci penso, dico, beh, secondo me questa è l'occasione per riflettere sulla Sila, sui laghi, sull'acqua. Il tema era proprio quello dell'acqua, l'importanza dell'acqua nella vita, nell'architettura, nel paesaggio, e memore anche di questa nostalgia, perdonatemi il termine, romantica, che da ragazzino mi ha sempre affascinato, cioè i laghi e il pozzo piezometrico che vedete qui, questa bellissima architettura che richiama un'architettura di Mendelssohn, e il pozzo piezometrico che serve per produrre energia. Praticamente l'acqua dal lago scende attraverso una condotta, arriva nel pozzo piezometrico che ha, come vedete nella sezione, un acceleratore, e da lì a cascata finisce nella centrale dove ci sono le turbine che producono energia. È un processo straordinariamente affascinante, semplicissimo e 100% ecologico, perché usa l'acqua e niente di più. Il pozzo piezometrico è stato la fonte di ispirazione, perché da sempre, diciamo, questa architettura è un segno che io vedo quando arrivo ad Acri, l'ho visto da vicino, ci sono andato, è affascinante, è un'ingegneria, diciamo, che diventa architettura nel paesaggio, e da lì siamo partiti per una primissima ipotesi, che è quella che vedete, ovvero un piccolo, diciamo, osservatorio sul paesaggio, sui bordi del lago. Questo fotomontaggio è stato fatto molto in fretta, quindi le misure, le proporzioni lasciano a desiderare, perché bisognava presentare due tavolette per la Biennale di Pisa, quindi contava più l'idea che non la finitura progettuale, che poi si sta sviluppando in questa seconda fase. E tutto intorno questo spazio con le bolle di Escofet, che diventa finalmente uno spazio pubblico accogliente. Le installazioni d'arte sono state da subito un tema al quale abbiamo pensato, e nel frattempo cosa è successo? Che io ho cominciato a contattare alcuni grandi artisti italiani, in particolare Mimmo Paladino, che è entusiasta e contento di far parte di questa avventura, che in questo fotomontaggio abbiamo semplicemente simulato con due straordinari cavalli che escono dalle acque del lago, ed Edoardo Tressoldi, che farà delle installazioni che conoscete bene. Tressoldi è quell'artista che fa riproduce quelle architetture classiche e contemporanee con la rete metallica, che sembra quasi una struttura inesistente, sembra fatta di fili invisibili, ma che alludono, diciamo, a spazi, a forme, in una maniera così straordinaria, efficace e suggestiva, come solo questo giovane artista sa fare. E poi con lui ci saranno altri artisti di fama nazionale e internazionale, ma anche giovani con residenze temporanee, designer, architetti, che produrranno altrettante installazioni. Dalla plastica alla terracotta è il percorso che io ho iniziato con alcuni artigiani locali, ovvero abbiamo disegnato e stiamo perfezionando e realizzando questa bottiglia che sostituisce la plastica sui nostri tavoli. Quindi utilizziamo la terracotta come si faceva quando io ero ragazzino, fino agli anni 50-60, che è naturale, che si ricicla, che tiene l'acqua fresca, che è igienica, eccetera, eccetera, eccetera. E così cominciamo veramente a dare una mano al pianeta. Sono piccoli ma significativi gesti. E questa è la parte finale che vi presento, ovvero con Isabella Capalbo, Yuan Wang, che è un giovane stagista del Politecnico di Milano, una giovane stagista cinese del Politecnico di Milano, che con me sta lavorando a questo entusiasmante progetto, e con Rosanna Algeri stiamo portando avanti il progetto vero e proprio di Artesila. In questi schizzi vedete che cosa ci siamo inventati. Una cosa molto semplice, un doppio anello di mobilità lenta, una ciclabile, perché l'altopiano è percorribile già ora attraverso alcuni percorsi in bicicletta, ma la costruzione di un itinerario ciclabile è un'infrastruttura dolce
che, come nell'esperienza di Vento e di altre esperienze italiane, diventa l'infrastruttura necessaria a collegare, diciamo, e intercettare i diversi centri e le diverse realtà. E un secondo anello, che è quello dei centri urbani e quindi della memoria, della storia e della rigenerazione urbana, con al centro i laghi e la natura. Ci siamo confrontati con il piano paesaggistico del Parco della Sila, che peraltro ha fatto un collega che è anche amico, che si chiama Gabrio Celani, ma è un classico piano fatto 7-8 anni fa, che è rimasto lettera morta, come il 90% dei piani urbanistici italiani, e che tra le altre cose, lo voglio dire soprattutto per gli studenti, sulla spinta delle amministrazioni locali, non ha fatto altro che recepire una quantità enorme di proposte che sono arrivate dai singoli enti locali, dalla più stupida alla più sofisticata, di cui nessuna di queste è stata realizzata. Nessuna. A distanza di 9-10 anni dall'attuazione e approvazione di questo piano è rimasto lettera morta. Allora noi invece abbiamo, come al solito, provato ad invertire la tendenza e abbiamo individuato 4 aree progetto strategiche in cui Artesila si traduce attraverso piccoli, significativi, ma necessari passaggi in una realtà, coinvolgendo anche i privati, la Fondazione Alta Calabria, gli albergatori, le singole realtà comunali e quant'altro, con un processo che è doppio, diciamo, su 2 canali, su 3 canali: l'infrastruttura, l'arte nella natura, l'arte, il design, l'architettura nella natura e la rigenerazione dei centri urbani. E qui vedete, nella planimetria, non so quanto la vedete bene, diciamo la strategia progettuale, i 4-5 elementi di base, ovvero il centro visita del Cupone, che è il luogo in cui inizia l'itinerario naturalistico della Sila, la ex colonna Montana Varrise, che è nel comune di Acri, i giganti della Sila e il lago Cecita. Sono questi i 4 punti nei quali ci siamo concentrati. Poi ci sono anche i centri urbani, come vedete, per far partire la strategia progettuale di Artesila. Ecco, questi sono i centri urbani. Qui abbiamo immaginato, per esempio, a San Giovanni in Fiore c'è un posto meraviglioso che vi consiglio di andare a visitare se c'è la voglia di farsi un giro in Sila, c'è l'Abbazia Florenze di Gioacchino da Fiore. È un posto di una bellezza e di una forza evocativa unica, perché il tempo si è fermato dentro e mi sembra che da un momento all'altro il frate Gioacchino da Fiore venga a raccontarmi che cosa ha fatto in quei boschi agli inizi, diciamo, verso la fine del Medioevo. E così come altri centri, Spezzano Albanese, per esempio, c'è il luogo in cui Mattia Preti, il cavaliere Mattia Preti, ha avuto origini e nascita e che ha un piccolo significativo museo che raccoglie tantissime opere dello stesso Mattia Preti, un museo prezioso che però è fuori da un contesto, fuori da una rete di offerta turistica culturale, e quindi rimane, diciamo, una meteora, come tante altre cose che sono state individuate in questa mappa e che sono al momento eccellenze, diciamo, visibili e tangibili. E così il corso urbano di Camigliatello, che è la località turistica più rinomata, ma che in realtà tutto è tranne che un luogo urbanisticamente e architettonicamente rinomato, anzi è piuttosto degradato. E allora vi faccio una piccola zoomata, e sono le ultime immagini che vi mostro, sui giganti della Sila. Sui giganti della Sila abbiamo immaginato una strategia significativa, la valorizzazione del percorso che c'è e che è gestito dal FAI. Questo è molto importante. Queste due casotte che vedete sono di proprietà del FAI, sono un casino, si chiamavano così, casino, diciamo, di campagna, che sta nella Sila e che diventa un centro visita, e lo stesso itinerario nei giganti della Sila è gestito dal FAI. Si chiamano giganti, i giganti di Fallistro, perché in realtà sono pini secolari che hanno una circonferenza del tronco gigantesca che non si riesce ad abbracciare nemmeno in 3 persone in alcuni casi, e sono delle architetture vegetali di una bellezza unica, rara. Qui abbiamo immaginato ovviamente la mappatura dello stato esistente, quello che c'è, praticamente zero, c'è un piccolo percorso con un tavolato di legno e una passeggiata dentro al bosco. Invece noi abbiamo pensato di inserire tutta una... Ecco, qui vedete la meraviglia, ecco, qui c'è un signore che sta misurando il tronco che supera in questo caso i 3 metri.
Abbiamo immaginato un percorso di arte, di land art, di installazioni, diciamo, di pista ciclabile, di pista pedonale, di spazi per, diciamo, la meditazione, spazi per piccoli spettacoli, per attività di intrattenimento nella natura, ludiche e anche didattiche per i giovani, un percorso con segnaletica e tutta un'altra serie di cose. Questo modello, diciamo, evidentemente è un modello che viene replicato. In questa immagine, che è la penultima, vedete invece il museo della scienza e della natura, che è l'ambizioso progetto che dovrebbe poi raccogliere in uno spazio unico tutto ciò che è botanica, e che è natura, che è paesaggio, che è cultura, che è fotografia, che è arte, e che diventa, diciamo, il grande centro propulsore culturale e anche espositivo della Sila. Ed è esattamente nell'area del cupone che vedete, diciamo, qui dietro le quinte. Questa è la forma che abbiamo mutuato da alcune esperienze che abbiamo dato al museo. È un'escrescenza del paesaggio, parte ipogea, parte, diciamo, fuori terra. È un pezzo di paesaggio che si trasforma in museo. Ecco, il progetto è molto ambizioso, ma al momento posso dirvi che Gro gode, diciamo, del grande entusiasmo e simpatia condivisione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, dello stesso Parco Nazionale della Sila, gode anche di una entusiastica adesione della neoassessora alla ricerca e all'innovazione della Regione Calabria, che è una collega docente universitaria, la Sandra Savaglio, che ricorderete è un cervello rientrato, nel senso che è finita sul New York Times, perché lei è un'astrofisica, dopo anni di ricerca in America ha deciso di tornare nella sua Calabria, ed è una donna di straordinaria e lungimiranti vedute, che ha capito l'importanza di questo progetto e lo sostiene. Speriamo lo sostenga anche la neogovernatrice, le cui azioni in questi ultimi tempi mi trovano del tutto, diciamo, dissenziente, ma cercheremo di far capire anche a lei la bontà di questo progetto. E last but not least, il quaderno, eccolo qua, design etico ecologico, che raccoglie una parte di queste esperienze, sia di Ortu Sacri, sia di ricerche al nord, sia di ricerche al sud, l'anteprima di Artesila, che uscirà, mi auguro, entro l'estate, e che sarà ancora una volta, come nella mia esperienza, testimonianza diretta attraverso il progetto di un libro e la raccolta in un libro di un percorso e di esperienze di ricerca, la testimonianza di questa grande fatica. La quarta di copertina, ancora una volta, 5-6 mesi fa, quando io ho cominciato a lavorare a questo libro, reca una frase con la quale concludo, di una straordinaria economista che è Kate Raworth, che è la sostenitrice dell'economia circolare. Questo secolo ha bisogno di un pensiero economico che scateni la progettazione rigenerativa per creare un'economia circolare, non lineare, per restituire agli esseri umani il ruolo di partecipanti a pieno titolo ai processi ciclici della vita della Terra. Ragazzi, o così o non ci sarà futuro per noi e per voi. Grazie dell'ospitalità. Grazie. Una domanda veloce, Pino. Sì. Che consigli daresti a questi nuovi giovani progettisti che ci stanno seguendo, dato anche i cambiamenti che ci saranno da domani, relativi poi a questo fermo che abbiamo subito per questa pandemia? Quindi, qual è il futuro dell'architettura, della rigenerazione urbana? È una domanda da mille pistole, come diceva qualcuno. Perché se avessi una risposta, senza dubbio potrei, diciamo, diventare Presidente della Repubblica. Ma a parte la battuta, io dico sempre che qualsiasi lavoro si faccia, e soprattutto quello dell'architetto, richiede una passione unica. Bisogna tornare a questa, una passione, una dedizione, una curiosità, un interesse, che scavano nella realtà e che attraverso il progetto, ricordo sempre che la parola progetto è fatta da questi due termini, projecton, proiettare in avanti, il progetto come strumento di indagine e come strumento di cambiamento. E soprattutto ci vuole una grande capacità culturale. Gli architetti non sono solo dei tecnici, non sono solo, diciamo, dei progettisti che traducono attraverso linee e segni
uno spazio. Gli architetti sono delle persone colte che attraverso questa cultura e questa sensibilità devono avere la capacità di tradurre le esigenze della società, della committenza, dei fenomeni macroscopici come quello che stiamo vivendo, in attività sensibili al contesto, attività sensibili all'uomo, attività sensibili alle persone, sempre di più profondamente, diciamo, inseriti nella società. E l'ultima cosa che dico, e che ribadisco sempre, che non c'è soluzione di continuità tra le scale del progetto. I giovani progettisti dei prossimi anni dimentichino la specializzazione. Pianificatori, conservatori, si è architetti, ed essere architetti significa saper progettare dal cucchiaio alla città. Non finirò mai di ripeterlo ossessivamente ai miei studenti, a tutti gli amici, a tutti i colleghi. Grazie. Ina, forse ho visto c'è un messaggino. Ina vuole fare una domanda. Sì, una piccolissima domanda, appunto con te concordo sulla questione dell'interscalarità, e tu all'inizio hai fatto un'osservazione sulla questione del rapporto poi con le istituzioni. Sì. È la prima parte dell'esperienza di Acri, a cui spero di poter partecipare alla prossima edizione. Faremo un workshop online. Mi sto inventando questa modalità. Sia con le istituzioni più grandi rispetto alla questione più generale, perché questa difficoltà c'è. Noi architetti, tra le altre cose, oltre quelle appunto che hai elencato, siamo anche degli enzimi. Io continuo a ripetere che siamo degli enzimi, anche se siamo visti come nemici, perché riescono a guardare il tutto, ma è una nostra specificità di mestiere questa capacità di guardare il tutto, però fa paura. Se in qualche modo in tutti questi anni, con queste ultime esperienze che sono importantissime per il nostro meridione, ti è venuto in mente qualcosa? Guarda, quello che mi è venuto in mente è che il mio modello di riferimento è Andrea Bartoli, ovvero la Farm di Favara. Io ho parlato a lungo con Andrea, oltre ad averlo premiato quest'estate in questo, diciamo, premio al giovane eroe del Risorgimento, Giovan Battista Falcone, e Andrea mi ha detto che in questi 12 anni lui ha fatto esattamente quello che stiamo provando a fare noi, cioè lì dove c'era il dialogo con le amministrazioni locali, con i decisori regionali, lui è andato avanti col dialogo. Lì dove questo dialogo non esisteva, è andato avanti per conto suo, altrimenti Favara non esisterebbe se non avesse fatto così. Ed è la stessa, diciamo, se vuoi, modalità di azione che noi stiamo portando avanti ad Acri, volenti o nolenti, gli amministratori comunali, che spesso hanno un livello culturale incapace di intercettare questa traiettoria, diventano interlocutori inattivi, passivi, e tu quindi non fai altro che chiedere le autorizzazioni di rito e attraverso queste cose ti muovi. Ma poi cos'è che ti dà il riscontro della bontà del tuo lavoro? È la cittadinanza, sono i consensi che ricevi, le persone che ti dicono complimenti, congratulazioni, avete fatto una cosa bellissima, e quindi questo è lo stimolo e lo spirito con cui, diciamo, noi proviamo ad andare avanti. Però dico che tra le azioni di Riagita, che invece si muove ambiziosamente a livello nazionale, uno degli obiettivi prioritari è, da un lato, la riduzione drastica dei vincoli e degli ostacoli burocratici, quindi una velocizzazione delle procedure. L'altra è la capacità di snellire e ringiovanire la macchina amministrativa, inserendo giovani, inserendo, se ne è parlato in uno dei tavoli, i cosiddetti architetti condotti, diciamo, cercando di fare in modo che il cambiamento sia anche sociale e attivi, diciamo, nuove formule e nuovi modelli di interazione tra ente pubblico, privati, associazioni, attività dal basso che sono sempre, sempre più significative e importanti. Eccolo, vedi che si è palesato. Ciao Armando! Allora, grazie perché mi hai offerto uno splendido bicchiere di vino con colazioncina di quelle buone come le ho provate là. Allora, davvero. Intanto complimenti.
Complimenti per le cose, soprattutto perché poi quello che hai detto mi ha fatto pensare, diciamo, sono entrato in fenomeno patia proprio. E quindi ho pensato tante cose. Però, ecco, io credo che i complimenti vadano fatti soprattutto per questo ritorno continuo che ho visto nelle proposte di progetto e nel lavoro che avete fatto, di insistenza. Cioè l'insistenza non soltanto perché quando uno incomincia un lavoro in un luogo, no? E lo incomincia, deve fare di tutto per non, diciamo, abbandonarlo e quindi tornarci, insistere appunto, dare continuità, no? Ma questo, diciamo, devo dire che non siamo proprio moltissimi, perché ci sono, come dicevi tu, 500 posti in cui si potrebbero fare, no? Sì. Date le condizioni, certe cose. Però sai che ti dico, io mi sto incominciando a rendere conto, studiando, e tu lo sai, che questa, diciamo, capacità di capire che la politica si prende, il potere si prende con l'insistenza, io credo che sia, comincia a essere purtroppo un po' rara. Ecco, e quindi complimenti, perché diciamo... Non è poco quello che state facendo, anche se, diciamo così, concentrato molto in determinate aree e in determinate zone. Questo vorrei che proprio veramente, lo ripeterò molte volte, domani pure lo riprenderò quando con gli amici Andrea e Lillo, eccetera, perché questo è significativo, è proprio in questo momento, forse ancora di più, ecco. E poi ti volevo anche fare una domandina, diciamo, perché è legata a un'esigenza che è un bisogno che non è solo mio, non è solo nostro, che sento proprio nelle persone. Sai, le persone adesso avrebbero bisogno, e tu che c'hai tanti bravi collaboratori, saluti a Rosanna, ovviamente. Ecco, io dico, ci sarebbe bisogno di avere delle testimonianze scritte, come o comunque, diciamo, poter dimostrare e incominciare a mettere una dopo l'altra le espressioni, i riconoscimenti, come dicevi tu, no? I riscontri di benessere. Allora, questo è importante, perché a proposito dei giovani, del nostro mestiere e tutto quanto, ora come ora si deve far capire, si deve poter dimostrare, testimoniare, raccogliere, no? Quello che le persone, quando entrano negli spazi in cui stiamo lavorando, in cui state lavorando, in cui vi sforzate a fare i progetti, no? Sentono di entrare anche loro in una creazione di vita che fa bene a loro, anche più di una vita, come fate voi con le alternative, vari punti, no? Lì si può fare questo, lì si può fare quell'altro, e lì ancora quell'altro, no? Concordo, devo dire che anche questa idea di raccogliere condivisioni, pareri, opinioni e soprattutto sostegno è un'occasione di coesione sociale, che è un altro degli elementi che al Sud deficita e che in un momento difficile come questo invece diventa un collante potentissimo e che però va testimoniato in forma scritta, diciamo, ecco, se ho capito bene quello che tu dici, non solo con la pacca sulla spalla o con l'incoraggiamento, ma deve diventare testimonianza attiva, visibile e tangibile. E questa è una buona idea. Sul nostro sito di Hortus Sacri potremmo cominciare a dare spazio in una sorta di blog a queste testimonianze di sostegno, che diventano anche suggerimenti, indicazioni, percorsi e quant'altro, insomma, ecco, questo mi sembra molto bello. Va bene. Grazie Armando, grazie. Approfitto per salutare
Vitto Cappiello, Francesco Grimaldi, che vedo collegati, Valentino Canturi. Mi fa piacere che queste, la tecnologia ci aiuta ad essere vicini anche se a distanze siderali. Grazie. Bene, grazie Armando e grazie Pino. Passo velocemente a presentare Fabio Guerrera. Fabio è architetto e PhD in composizione architettonica. Dal 2010 collabora con Bruno Messina ed Emanuele Fidone alla didattica presso la Scuola di Architettura dell'Università di Catania con sede di Siracusa. Dal 2020 è docente e ricercatore in composizione architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura dell'Università di Palermo. I suoi studi si concentrano su tre ambiti fondamentali di approfondimento: la dialettica tra progetto contemporaneo e carattere del paesaggio tradizionale, il rapporto tra figurazione e composizione nell'architettura del cosiddetto altro moderno e il problema dei margini e delle centralità urbane nella città contemporanea. Fabio è autore di articoli e saggi monografici e curatore di mostre, workshop e convegni. Fabio oggi ci parlerà di architettura nelle aree rurali e di fotografie che l'hanno guidato nelle esperienze progettuali. Fabio, prego, a te la parola. Sì, grazie, grazie. Intanto grazie a tutti per l'invito, grazie alla professoressa Macaione in particolare. Dunque, io sarò molto breve. Le questioni che ha, i problemi che sono emersi dalla bellissima presentazione del professor Scaglione aprirebbero spazi di discussione enorme che comunque i tempi ristretti non ci permettono di indagare. Per cui io passo un po' a una mia personale testimonianza della questione che avrei comunque tirato fuori io, ma è stata anticipata dal professor Scaglione, del problema della restanza. Anche io avevo in mente appunto di citare Vito Teti perché in qualche modo sono una persona che crede molto nella restanza sul territorio, ma non come dire come fatto nostalgico, come una sorta di difficoltà intrinseca ad allontanarmene, ma perché penso che la missione vera di un architetto debba essere proprio questa. A mio modo di vedere, gli architetti, soprattutto in formazione, possono anche girare, debbono girare, però poi il lavoro dell'architetto è un lavoro che deve in qualche modo radicalizzarsi in un territorio, deve contestualizzarsi in modo potente su un territorio. Per cui la questione della restanza mi sembra un termine che sia molto appropriato ed è stato giustamente chiamato in causa. Io adesso vi condivido il mio schermo. Dunque, io è da circa 10 anni che lavoro, io ho studiato a Venezia, ho fatto anche il dottorato di ricerca a Venezia, ma poi ho deciso di rientrare in Sicilia, in particolare io lavoro nell'area più interna dell'isola, anche per una questione di provenienza, diciamo. La mia attività professionale di ricerca si concentra in particolare sul territorio dei Monti Erei. Ora, questa attenzione al territorio l'avevo anche notata in una intervista che il professor Scaglione ha concesso e che si trova sul web, che ha fatto emergere una sua definizione da questa intervista che è stata confermata dalle cose che lui ha detto oggi. Il progetto è realtà che genera forma. Per cui l'architetto, perlomeno questo è il mio punto di vista, non può fare a meno di guardare, di osservare la propria realtà, il proprio territorio, e da questo provare a tirare fuori delle considerazioni progettuali che a quel territorio si riferiscono. Ora, io faccio questo in due modi differenti. Alla pratica professionale e di ricerca universitaria, affianco da molti anni la ricerca fotografica, perché la fotografia è una pratica dell'osservazione, perché per osservare un territorio non basta guardarlo, ma è necessario scrutarlo,
capirlo, cercare di cogliere da questo territorio quello che il filosofo determinista francese Hippolyte Taine definiva il carattere essenziale del paesaggio. Ecco, io attraverso queste fotografie da molti anni cerco di comprendere quale possa essere questo carattere essenziale del territorio dei Monti Rei, e quasi giornalmente esco, o in questo periodo ovviamente molto meno, ahimè, esco con la macchina fotografica a caccia di immagini, a caccia di segni, che poi in qualche modo, lo vedrete a breve, vanno a condizionare in qualche modo la mia ricerca progettuale, che è una ricerca che contemporaneamente è professionale nel senso proprio puro del termine, cioè lo studio professionale, l'attività militante dell'architetto sul territorio, ma è anche professionale nel senso della ricerca e dunque della scrittura, dell'indagine, dell'elaborazione di testi più o meno teorici che cercano un po' di chiarire le questioni che emergono da queste osservazioni. Ecco, ve ne mostro alcune, potrei insomma trattenervi per molto tempo su queste foto, però ve le mostro solo per fare da preludio, in un certo senso, a due progetti che sono stati elaborati, uno tra l'altro è in corso di elaborazione, adesso capirete anche il perché, sono stati elaborati proprio in questo territorio dei Monti Erei, che è un territorio, diciamo, in un certo senso povero, ma ricchissimo di questa componente paesistica, diciamo così. È un territorio dove ancora persistono delle forme di agricoltura, per fortuna ancora locali, non come dire globalizzanti, no? Che permettono anche di intercettare, come dire, delle realtà piccole, con la quale io in queste due occasioni che vi mostro ho avuto appunto, mi sono confrontato. Il primo di questi progetti, il territorio degli Erei, i Monti Erei, si chiamano così perché dal greco ereos significa lana, e quindi questo è un pastore, queste sono ovviamente delle pecore, perché è veramente molto diffusa la pastorizia in questo territorio. Ecco, ai pastori è dedicata questa piccola chiesa di campagna che è nata come progetto da una conversazione che ho avuto con un gruppo di pastori che lamentavano il fatto che una vecchia chiesa di campagna, un tempo luogo sacro per loro, luogo di peregrinazione e di festa, era stata completamente distrutta, demolita dall'impianto di un sistema di condotte per il metanodotto, per cui loro quel luogo così sacro da secoli aveva perso completamente il carattere, è stato completamente alterato, distrutto. Allora loro sentivano ancora l'esigenza di individuare un posto dove, proprio un posto loro, un posto dei pastori, dove poter pregare, dove poter condurre il gregge, magari lasciarlo in una piccola mandria, poco prossima, diciamo, alla piccola chiesa, e poi avvicinarsi all'edificio sacro che è proprio dedicato, in questo caso, a Santa Maria dei Pastorelli. Ecco, questa è l'esperienza, diciamo, vi faccio vedere alcune immagini del progetto. È un piccolissimo padiglione sacro, appunto, in contrappunto con una mandria, che è questo perimetro che delimita, diciamo, che accoglie il gregge, e che è molto piccolo, è realizzato nell'ipotesi di progetto, noi dovremmo passare a una definizione esecutiva di questo progetto, è realizzato anche con una tecnica di murazione che si ispira alle tecniche locali. Ecco, questo è un tentativo di ambientamento del progetto nel contesto nel sito dove
che avevamo localizzato. E come vedete, il rapporto tra l'architettura e il paesaggio in qualche modo è condizionato da quelle fotografie che vi mostravo prima, no? Questo rapporto tra figura e campo, anche i colori sono molto condizionati, i materiali sono molto condizionati dalle scelte, dalle osservazioni fotografiche, diciamola così. Il secondo progetto, sarò ancora rapido, che vi voglio mostrare è proprio a Enna, diciamo nel capoluogo di provincia, ed è sempre un progetto che ha a che fare con la condizione agricola. Enna, voi lo sapete, è la provincia d'Italia più alta, siamo quasi a 1000 metri, si trova su un altipiano caratterizzato addirittura da margini molto scoscesi, e poi da una condizione invece più, come dire, morbida, lungo la quale si è sviluppata in modo molto caotico la città. Il nostro intervento insiste su quest'area, che è una vecchia area di importanti sorgive di acqua pura, deliziosa, buonissima, che da sempre è stata una fonte di alimentazione idrica per tutta la città. Diciamo, la città, finché non si è dotata delle vasche di pompaggio, andava in questo punto qui, in questo luogo di mezza costa, a rifornirsi di acqua. Era anche il lavatoio, adesso lo vedrete, della città, ma era anche il luogo dei giardini, perché tutta quest'acqua che sgorgava lungo questa valle ha reso nei secoli, ma ancora ora è un po' così, tutto questo fianco della città l'orto cittadino, diciamo così. Su quest'altro fronte vi voglio fare notare una cosa che poi anche in qualche modo condiziona i nostri ragionamenti. Su quest'altro fronte qui c'è un bel vedere molto famoso che è stato descritto da Schinkel, da Goethe per ultimo, ma non ultimo, da Alvar Aalto, che ha registrato questa immagine, questa veduta di Calascibetta, che è un piccolo paese appunto nell'altipiano di fronte a Enna, molto vicino, dove Aalto è andato a sottolineare, ha notato col suo occhio critico e magistrale, ha notato praticamente queste particolari forme dei terrazzamenti che modellano il fianco della piccola cittadina sui Monti Erei. Allora, questo qui è il contesto in cui noi stiamo agendo. Il progetto è in fase di definizione, diciamo, da un punto di vista architettonico lo abbiamo concluso, stiamo cercando di concludere da un punto di vista dell'intervento del paesaggio. Questo è il contesto. È un vecchio santuario che è stato costruito a ridosso di una roccia a mezza costa, che contiene all'interno questo scrigno meraviglioso. Questo santuario è stato voluto dai pastori del territorio, è ancora custodito da loro. I pastori ogni anno versano dei soldi per pagare un guardiano che vive con la sua famiglia qui di fianco, ed è il luogo per loro più sacro nei pressi di questa città. In che cosa consiste? Qual è la caratteristica interessante di questo santuario? Beh, intanto non sono riuscito a trovare una foto che lo fa vedere bene. Intanto guardate una cosa, il santuario è praticamente sospeso da un pilone che dietro ha un arco, per cui ha un sistema insediativo particolarissimo che si aggetta sulla curva di livello, mettiamo così, attraverso questo sistema di basamento che alle spalle ha un arco. In basso qui c'è un sistema di vasche d'acqua, di abbeveratoio, con il vecchio lavatoio. L'area del nostro intervento è questa qui sulla destra, che adesso vi faccio vedere un po' meglio. Questo è il sistema delle vasche. Intercettano direttamente la falda sul fianco della montagna. Guardate che cosa interessante, l'abbeveratoio è collegata da questo canale che poi riversa l'acqua lungo
il lavatoio, e quindi qui un tempo ci venivano le signore a lavare i panni. Immaginate anche che bella ambientazione che si era venuta a creare, che si poteva osservare. Ecco, c'è stata data indicazione di ipotizzare un progetto, appunto è stata una commissione, diciamo, di indagine preliminare che sta cercando un po' di concretizzarsi, di fare un progetto su questo fianco qui, perché il proprietario di questa azienda agricola, che ha comunque tutto questo territorio qui sotto, è un imprenditore agrario, appunto, e vuole rinnovare l'azienda e vuole sfruttare questo principio antichissimo della valle fertile, del vallone fertile, per ritornare a occupare con degli orti tutta questa zona, questo fianco collinare che scende fino, diciamo, fino al fiume. Allora, che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo immaginato questo doppio sistema. Dunque, per intenderci, questa è la chiesa, questo è il basamento, il salto di quota verso il sistema delle vasche, ancora alcuni elementi molto interessanti del complesso monumentale. Il nostro progetto in qualche modo cerca l'ambizione un po' di confrontarsi umilmente con questo contesto monumentale, ma anche di completarlo, se possibile, con rispetto. Questa è una specie di masseria che accoglie una casa di proprietà, una casa, diciamo, di controllo anche un po', perché poi loro starebbero a monte dove c'è la città. Questi sono dei magazzini di raccolta dei prodotti agricoli, e invece questo sistema qui, che va a raccordarsi con tutto un marciapiede che viene a prendere un'altra chiesetta che si trova qui sotto, è un portico che sarà destinato a un mercato ortofrutticolo libero. È un portico che si predispone anche come dispositivo di completamento del margine laterale di questo sistema, e offre sotto nel piano inferiore offre ancora degli spazi per magazzino, e invece trasversalmente diventa, come dicevo, un elemento che permette di traguardare lateralmente il paesaggio e soprattutto di affacciarsi direttamente sopra questi orti. Ecco, qui, questo qui è il sistema che stiamo cercando un po' di rappresentare della chiesa, perché vedete, qui c'era un vecchio affresco bizantino. Nel 600 hanno deciso di farci una chiesa, ma hanno avuto questa intuizione geniale di farla nel vuoto, di costruire una fondazione a pilone che permettesse di lanciarla nel vuoto. Questa qui è la sezione invece lungo i magazzini, e il nuovo dispositivo del portico. Questa immagine forse chiarisce un po' meglio la relazione di questo nuovo elemento con il complesso monumentale, soprattutto con le vasche, e qui, dicevo, non è ancora completo perché stiamo iniziando un po' a studiare il sistema dei terrazzamenti. Ancora non abbiamo un rilievo preciso, ma che in qualche modo a quel disegno di Alvar Aalto vuole guardare, perché questi terrazzamenti andranno sostanzialmente a modellarsi sul profilo, diciamo, dell'impluvio, delle curve di livello, e in qualche modo sposteranno ancora più a valle l'azione del progetto. Ecco, io avrei finito con la presentazione delle immagini. È la testimonianza questa di una volontà di stare su un territorio, di resistere con grandi difficoltà, resistere anche in termini professionali su questo territorio, ma soprattutto di far sì che veramente possa realizzarsi questa interessantissima affermazione che il professor Scaglione ha espresso chiaramente anche nell'intervento precedente, cioè il progetto è realtà che genera forma. Ecco, io penso che l'architetto debba necessariamente confrontarsi con la realtà che lo circonda, per cui se c'è una cosa di buono che va preso dal mio ragionamento, non è senza dubbio le foto, non è senza dubbio il risultato dei progetti, ma è questo che è del tutto soggettivo, ma è proprio questo valore oggettivo che ha
questo concetto, lavorare sul territorio, non andarsene, cercare di comprendere il proprio territorio e cercare di lavorare, come dire, intercettando questo carattere essenziale, cercando di confermarlo, di attualizzarlo e di trasmetterlo. Ecco, questa è una piccola esperienza. Il professore Scaglione ha avuto il piacere che io portassi a testimonianza questa nostra esperienza. Ovviamente insieme a me ci sono diverse persone che lavorano con me, ed è una forma di ripensare il Sud, no? Qual è il titolo di questa giornata? È un modo per ripensare un futuro possibile. E nel caso specifico, chiudo veramente, la questione che pongono queste esperienze hanno a che fare più che altro con la necessità di riequilibrare un rapporto tra la campagna e lo spazio urbano, perché uno dei problemi del Sud è proprio, diciamo, la sconnessione che si è venuta a generare tra le città e le campagne, per cui le aree abbandonate, le famose aree interne abbandonate, è vero che noi le possiamo recuperare anche con la sperimentazione, con l'arte, con alcune esperienze, però prima di tutto le dobbiamo recuperare con una politica nazionale, probabilmente una nuova riforma agraria, che porti di nuovo le persone non solo ad essere, come direbbe Turri, spettatori del paesaggio, ma appunto attori. E allora questi due progetti, che io sto sintetizzando in una pubblicazione che spero a breve concluderò, si chiama Vita dei Campi, sono 10 progetti per questo territorio dei Monti Erei, ecco, questa esperienza porta questa testimonianza, ecco. Perfetto, allora grazie Fabio, grazie per averci ricordato l'importanza di ritornare a essere protagonisti dei nostri luoghi e quindi del nostro amato Sud. Passo la parola ora e presento Rita Elvira Adamo. Rita è attualmente impegnata nel dottorato di ricerca presso il Dipartimento d'Arte dell'Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria, in cotutela con la facoltà di architettura della London Metropolitan University. A Londra, appunto, ha conseguito la laurea quinquennale in architettura. Ha lavorato come internship presso lo studio di Norman Foster e come architetto junior nello studio Santiago Calatrava a Zurigo. Rita ha esperienza nell'ambito curatoriale, in particolare ha curato la mostra Architettura Invisibile a Roma presso il Museo Carlo Bilotti, organizzata dalla Fondazione Italia-Giappone. Nel luglio 2016 è cofondatrice della Rivoluzione delle Seppie, un gruppo attivo di giovani professionisti di varie nazionalità che opera prevalentemente in Calabria. Le Seppie, partendo dalla conoscenza dei territori e delle aree marginali, perseguono esempi e modelli di rigenerazione urbana e sociale dei centri storici calabresi, puntando appunto sulla valorizzazione delle tradizioni anche attraverso la promozione di programmi di educazione non formale. Rita quindi ci presenta oggi le sue esperienze di crossing e della rivoluzione delle seppie e della rigenerazione urbana avviata a Belmonte Calabro. Grazie Rita. Ciao, grazie. Grazie anche per l'invito. Sono contenta di essere qui in questo contesto e presentare quello che stiamo facendo a Belmonte, perché è molto in tema con quello che è stato affrontato fino ad oggi, appunto sia per i temi che ha mostrato il professor Scaglioni, sia quelli che l'architetto Fabio. E vorrei iniziare subito e man mano magari creare poi diciamo, delle connessioni con quello che abbiamo visto, quindi condivido lo schermo. Quindi sì, come è stato detto durante la presentazione, oggi vorrei parlare di questo progetto che è la Rivoluzione delle Seppie, che è appunto con un'associazione fondata nel 2017, Le Seppie, appunto, nasce in realtà dentro le mura della London Metropolitan University, perché io da studente
calabrese, andata via anche, come appunto abbiamo detto fino ad oggi, come tanti ragazzi dopo il liceo, inizia a studiare architettura a Londra, e con un gruppo di ragazzi, però di studenti, di colleghi per lo più italiani, non calabresi, decidiamo di voler sperimentare nuovi modi di fare architettura, di soprattutto di imparare l'architettura in contesti reali. Pensando che appunto la Calabria poteva essere uno di quei terreni più fertili per avere questo tipo di sperimentazioni. E arriviamo a Belmonte Calabro. Belmonte Calabro è un classico centro storico che tipico di tutti i centri storici che abbiamo in tutta Italia, ed è appunto sulla costa tirrenica nord della Calabria, e fondamentalmente noi però ci siamo concentrati sulla parte appunto del borgo che si trova, che è molto più di alto rispetto alla parte nuova, la Marina, che è stata invece poi fondata più là negli anni 60 e che è stato un po' il primo dei motivi per cui questo borgo si è andato a spopolare. E il motivo per cui arriviamo a Belmonte Calabro è perché era già esistente una realtà culturale, che è appunto questo ex convento dei Cappuccini, due attori, operatori culturali che da tempo e volutamente appunto sono uno di quegli esempi di cui parlavano Fabio e Pino, che sono quelli che non sono mai voluti andare via da Belmonte, hanno sempre cercato di fare il più possibile per la loro comunità. Perché avevano questo bellissimo palazzo, che è un ex convento dei Cappuccini, che la famiglia di Paola Scialis ha sempre avuto nei vari anni, di famiglia ormai da generazioni. E Paola, essendo anche lei teatrante, ha usato metà con la famiglia per vivere, metà come spazio pubblico, ha organizzato diverse attività, tra cui anche ospitato noi quel primo anno del 2016, quando arriviamo appunto a Belmonte come un gruppo di studenti e anche professori, eravamo in tutto 13, però solo architetti che ancora un po' incerti sul da farsi, non avevamo un gruppo formale, e volevamo però essere per lo più avere un gruppo multidisciplinare. Così abbiamo deciso di andare a presentare il progetto a un pubblico locale, non rendendoci conto però appunto, essendo luglio, essendo che non c'era tutto questo grande, i paesi non erano così numerosi appunto di giovani, soprattutto in un periodo che non era estate, quindi tanti se ne erano andati fuori o erano andati nelle città. L'unico gruppo che abbiamo trovato di persone giovani interessate con delle competenze erano questo gruppo di ragazzi migranti ospiti nel centro più grande di fianco a Belmonte, che è Amantea, dove appunto abbiamo presentato il progetto e si sono voluti unire a questa esperienza. Così come vedete l'ex convento è un po' più fuori dal centro storico, che è questo qua, è un po' più fuori, quindi il primo anno in realtà noi siamo rimasti per lo più dentro il convento cercando di conoscere prima di tutto qual era il territorio della Calabria, perché anche io ormai mancavo da più di 10 anni, ero andata via che avevo appena compiuto 18 anni, per me era quasi riscoprire questo territorio. Belmonte era anche casualmente il luogo dove io andavo in vacanza al mare, perché comunque mia madre ha delle origini in questo paese. Però ecco, era una nuova riscoperta, e scoprirla insieme comunque delle persone che invece adesso erano diventate la mia nuova famiglia esterna, perché per esempio anche questa professoressa che siete qua è stata la professoressa per tutti gli anni lì dell'università, e che ancora adesso torna a Belmonte ormai 3 volte l'anno. E quindi abbiamo iniziato a scoprire il territorio insieme ai ragazzi migranti, insieme a questo gruppo multietnico, e a fare per lo più attività che ci facessero conoscere le diverse culture. E infatti in realtà non avevamo un obiettivo nel senso di costruzione, anzi dall'inizio il nostro motto in qualche modo era don't make product but process, cioè non concentrarsi sul prodotto ma sul processo. E quindi c'erano tutta una serie di attività che erano al cucinare, la sartoria, che anche poi riflettevano quelle che erano le competenze dei ragazzi migranti che si erano unite a noi, appunto perché non volevamo che fossimo solo architetti. Poi era venuto anche un professore, una direttrice di coro londinesi, con cui ogni mattina facevamo delle lezioni di canto, un'ora, nella chiesa sconsacrata del convento. E
Questo primo incontro nel 2016 ci ha permesso due cose. La prima, appunto, una prima coesione tra il gruppo di tra i migranti del luogo e i locali, perché appunto era un po' ancora un tabù il centro migranti presente da Mantea. In qualche modo il fatto che una persona del luogo, che comunque io ero, avendo lì, appunto, essendo comunque di base lì, poi l'estate tutto, aveva modo un contatto con queste persone, ha fatto sì che non ci fosse più questa sospetto quasi verso questi ragazzi. Infatti qua vedete un ragazzo della Gambia, Fofana, che è arrivato, che già sapeva fare appunto il falegname e voleva a tutti i costi lavorare come falegname, perché appunto era una sua passione. E introducendolo ad Alberto, hanno lavorato ormai per 3 anni, hanno lavorato insieme, fin quando poi Fofana, per una questione di documenti, dopo il decreto Salvini, è dovuto andare via. E l'altra cosa molto importante è stata la creazione all'interno della London Metropolitan stesso, grazie alle due professoresse che erano venute, di una classe di ricerca. Quindi da novembre 2016 ogni anno tornano un gruppo di studenti del secondo, terzo, quarto e quinto anno che vengono a studiare Belmonte Calabro, passano una settimana a Belmonte o anche 2 settimane, dipende poi dall'anno accademico, per studiare Belmonte, fare rilievi, capire un po' quali sono le tradizioni di questo luogo, le culture, e anche poi soprattutto incontrarsi anche poi non solo delle tradizioni locali, ma anche di queste appunto nuove culture che grazie ai ragazzi migranti sono state portate in questi territori. In qua infatti una foto di ogni anno durante la settimana facciamo un workshop con gli studenti di Londra all'interno della scuola elementare di Belmonte, che è però del centro storico sempre, non il Meridian, che ormai ha solo 30 ragazzi che comprendono dalla prima elementare alla terza media, quindi molto, ormai pochi rimasti, però c'è questo primo questo incontro comunque appunto tra le due comunità, dove fondamentalmente gli studenti diventano una sorta di facilitatore per questi due gruppi di persone. E qua per esempio una foto del primo gruppo di studenti del 2016 che con i migranti iniziavano a esplorare il luogo. E qua è la prima volta che abbiamo presentato un po' qual era il nostro metodo di approccio come, diciamo, studenti di architettura inglese alla comunità di Belmonte. Quindi dopo la settimana di ricerca sul campo abbiamo deciso di presentare quella che era stata la ricerca di rilievi, la ricerca della scoperta del territorio, diciamo i punti di vista dei ragazzi stessi di Londra rispetto a questo territorio, quindi un punto di vista esterno a chi lo viveva tutti i giorni, a chi neanche forse si rendeva conto della bellezza e della ricchezza che c'era, perché ormai troppo dentro questo territorio, anche forse sempre con queste idee, sono sempre sentiti un po' abbandonati, sempre un po' troppo non tenuti sotto attenzione. Quindi anche aiutare a questo cambio di percezione che può aumentare poi anche una sorta di reazione da parte della comunità locale. E l'abbiamo fatto nel bar del paese, proprio perché non volevamo creare una sorta di formalità. Eravamo già studenti universitari che parlavamo un'altra lingua, volevamo creare una situazione dove loro si potessero sentire, tutti si potevano sentire a proprio agio, e quindi l'abbiamo chiamato conversazione al bar, proprio perché così, anche se qualcuno andava a prendersi una birra, un caffè, in qualche modo era tentato di fermarsi ad ascoltare. E qua una foto dimostra questo primo incontro, dove comunque ancora gli stessi persone del paese non capivano esattamente bene cosa facevamo, perché lo facevamo, non tutti erano completamente, non c'era ancora questo rapporto che magari c'è oggi, dopo quasi 4 anni. E adesso velocemente volevo fare vedere dei primi risultati, per esempio sempre questo anno, quando gli studenti, questo è un disegno che ha fatto una studentessa parlando con un ragazzo migrante dello suo viaggio dalla Libia all'Italia, o per esempio un altro studio di come Belmonte, delle aree che offre, questa è una piantina appunto del paese, e questa è invece una vista appunto del centro storico da vista mare, quindi un'analisi dell'area sempre di un'altra ragazza, della studentessa della London Metropolitan, o questi sono gli sketch veloci fatti durante percorsi. Questo è il percorso classico tipico del, diciamo, turistico di Belmonte, perché è il percorso che dal mare va al borgo, la strada vecchia, che è questo, che poi attraverso il monumento di Michele Bianchi, che è un monumento, diciamo, molto caratteristico del paese, in quanto si vede poi dalla superstrada, anche se storicamente poi
ha una storia perché rappresenta il un po' critico come storia, ma molto tutti, diciamo, i locali lo sentono come un riferimento. E quindi sicuramente questi studi, queste ricerche, questo approccio particolare, il supporto dell'università al gruppo informale di studenti che erano arrivati o di neonareati ormai, che siamo arrivati a Belmonte, ci ha fatto capire che fondamentalmente senza volerlo quasi eravamo andati ad incontrarci con uno scenario come tante appunto realtà che abbiamo visto oggi e che di cui abbiamo discusso, che si sente tanto in questi giorni, che si occupavano di due fenomeni, quelli appunto del fenomeno dello spopolamento dei borghi e delle migrazioni provenienti dal Mediterraneo, però iniziarli a vedere non tanto come delle criticità, ma come delle opportunità, così come per vederle appunto come dei momenti di trasformazioni per migliorare quello che è l'esistente. E in questo modo le seppie in questi tre anni, diciamo, come vedete qua in questo grafico, diciamo poi formalmente ci siamo fondati che eravamo dei 13 studenti, ognuno poi ha ripreso la propria vita, chi ha dovuto andare a lavorare, chi è stato comunque un impegno bello importante, poter fare solo questo, perché ancora oggi è anche molto su base volontaria, non siamo riusciti a settarlo come un vero e proprio lavoro a tempo pieno. Quindi, diciamo, di base quelli che lavoriamo sempre da sempre a questo progetto siamo in quattro, però in realtà poi si è creata fondamentalmente una rete, una piattaforma di vari professionisti, accademie, singoli studenti, migranti, che ormai sta crescendo in maniera abbastanza esponenziale sul livello sia nazionale che locale che internazionale. E infatti poi nel 2017 abbiamo deciso di fare dopo la formazione dell'associazione, di fare un nostro evento, quindi non tanto legati più all'anno accademico, all'università, ma proprio un evento che potesse celebrare sia quelli che erano stati i risultati della ricerca del primo anno degli studenti, quindi i progetti che erano stati poi sviluppati dopo la settimana di novembre, ma sia anche proprio per iniziare a creare dei legami nel territorio, a far vedere che non era una cosa cioè non era solo un prendere in qualche modo, ma era anche ricevere e avere quindi una sorta di costanza. Per noi è difficile dire che ancora adesso, per quanto io pure man mano sono sempre di più tornata tra tutti, essendo quella che poi ha una base qui, man mano sono sempre di più, torno sempre più spesso e rimango anche con tempi più lunghi, è sempre difficile dire rimango per sempre o a tempo pieno, perché è ancora non dipende solo da noi, però la promessa è che si può tornare sempre più spesso. Noi dal 2017 abbiamo iniziato a lavorarci, e infatti iniziando con una serie di eventi e un semplice atto architettonico, quindi sono stata molto contenta di sentire diciamo la conclusione della presentazione di Pino, che qualunque sia la scala del progetto non ha una grossa importanza o non dovrebbe averlo ormai in architettura, perché noi abbiamo iniziato con una sedia e questa è la sedia con che ha pensato il collettivo orizzontale, con cui ormai noi abbiamo chiamato nel 2017 un collettivo romano, nel 2017 come diciamo fornitori, ma che ormai è un partner del progetto, insomma l'integrante del progetto, tornano anche loro più volte a Belmonte. E il metodo della sedia è un metodo dove orizzontale propone agli studenti solo questi profili di ferro, e i profili di ferro quindi rendono lo studente, il partecipante, il migrante, chiunque voglia appunto costruire insieme poi all'esempio orizzontale sul territorio, che questa sedia non sia, non sappiamo come possa essere, non è un prodotto finito, ma semplicemente può dipende dalla persona che la fa, può prendere una qualunque aspetto. Infatti alla fine abbiamo avuto 19 sedie tutte diverse, ma che avevano ovviamente, si capisce che hanno un filo comune, quasi appartengono alla stessa famiglia. E lo stesso, diciamo, approccio poi è diventato scalabile, perché l'abbiamo fatto anche per le tettoie, delle tettoie che con cui poi abbiamo organizzato
alla fine dell'evento del 2017 una sorta di parata, perché si potevano trasportare sulle spalle come se, un po' come le vecchie, un po' come se fossero le processioni quando viene portato il santo, e alla fine è trasportata alla fine della via principale del paese, dove tutte le sedie e il tavolo sono state messe per fare questa cena di comunità quindi con tutti quanti, sia gli studenti che i migranti che locali. E l'altro importante evento che ci ha fatto poi sempre di più capire che questo progetto sta andando nella direzione giusta è stato appunto l'accordo tra le due istituzioni, ovvero London Met e Belmonte Calabro, che ha reso ancora di più, ci ha dato ancora di più forza nel credere che comunque c'era un supporto da parte della, in qualche modo, del pubblico, anche se non in maniera economica, perché entrambi non hanno, per una serie di problemi, non hanno mai dato un supporto economico, o comunque non in maniera sempre in piccole cose, però il grande supporto sia da Londra era appunto per tre studenti e staff, e per il comune concedere l'uso di uno spazio che poteva diventare un po' il nostro centro headquarters, che però quando nel 2017 è stato fatto questo accordo ancora non era stato completamente finito, quindi non ci siamo riusciti a trasferire, non abbiamo usato questo spazio subito. Infatti poi nel 2018 abbiamo deciso di iniziare invece di strutturare una stanza della biblioteca comunale, che per noi era in queste condizioni, era una stanza che veniva usata come museo, al piano terra della biblioteca. La biblioteca è un palazzo che non è completamente abbandonato, viene ancora usato, anche se non in maniera, ovviamente, per quanto può essere usata una biblioteca di un paesino che appunto in via di spopolamento, per quanto riconosco che Belmonte aveva già tante persone cattive sul posto e tante associazioni come anche la Proloco stessa che lavorano e fanno attività, infatti la biblioteca comunque viene occupata dalla Proloco per una serie di attività, ma anche lo stesso Valentino che c'è, penso sia ancora tra il pubblico, con la sua associazione Belmonte in Rete continua ad occuparsene quando poi durante tutto l'anno. Però per noi questa stanza era importante anche per una questione che era in una posizione strategica rispetto alla piazza, perché nel momento in cui tu aprivi le porte andava direttamente appunto nella piazza, poi era la piazza di fronte alla chiesa madre, quindi comunque una zona di passaggio per il paese, e infatti l'ha voluta trasformare di nuovo in quella sorta di stanza espositiva, tenendo quello che c'era ovviamente, cercando di dare un altro valore, ma includendolo poi in un contesto più contemporaneo. E facendo come prima mostra una raccolta di oggetti che mentre un gruppo di studenti, che poi ovviamente ogni anno il numero diventa sempre più numeroso, un gruppo di studenti costruiva, un altro gruppo è andato in giro per il paese a chiedere oggetti che per loro non avevano importanza materiale, ma avevano un'importanza diciamo emotiva, e che raccontavano una storia. Quindi erano un po' questa Wunderkam, questa stanza delle meraviglie, ma che era quasi come se unire il presente e il passato di Belmonte. Scusate che... Queste alcune scene appunto di quei giorni, ed è stato bello perché appunto nel momento in cui le strutture erano mobili tu le potevi portare pure tra dentro e fuori, e un giorno i ragazzi insieme ai ragazzi del paese hanno preso una PlayStation e si sono messi a giocare sul muro, con la struttura che avevamo costruito sul muro della chiesa tutti insieme. E un altro appuntamento, cercherò di essere un po' più veloce, che dopo quindi questi due appuntamenti che abbiamo ormai da 2017, uno invernale e uno estivo, novembre e luglio, l'Università di Londra ha deciso di aggiungere un altro appuntamento, che è un appuntamento diciamo all'interno sempre dell'anno accademico, ma è un appuntamento che invece di essere di ricerca come quello di novembre è più di costruzione, cioè di learning by doing, di imparare facendo, dove sono studenti solo del secondo anno ed è proprio all'interno del loro diciamo hanno appunto curriculum accademico imparare su come funziona una tipologia di struttura o dei specifici materiali, però non tanto sui libri ma proprio nel fare, e hanno deciso di portare, di solito lo fanno solo in diverse parti rurali dell'Inghilterra, queste due professoresse hanno proposto all'università di portare un gruppo anche a farlo a Belmonte, così che le strutture non venissero smantellate alla fine dell'esercizio ma rimanessero alla comunità. Questo è stato fatto il primo anno, ovvero l'anno scorso, sono state costruite queste strutture mobili
che poi diciamo dovevano completare l'arredamento della biblioteca, che erano poi sono diventate e sempre sono state fatte con orizzontale, ma l'orizzontale è solo di nuovo costruito prima questi carrelli di ferro, ma poi quello che vedete sopra è stato fatto dagli studenti con loro, quindi di nuovo non veniva fatto niente, non c'era un progetto definitivo prima. Tutto questo poi sono sempre giorni molto, molto intensi, perché per esempio questi ci sono stati fatti in 3 giorni e mezzo, oppure la stanza 5 giorni, quindi tutto sempre molto intenso. E alla fine hanno fatto, e anche in questo caso hanno anche collaborato con l'Università di Reggio Calabria, in quanto appunto poi io avevo iniziato il dottorato e abbiamo iniziato a collaborare anche con la mia supervisor di Reggio e con i suoi studenti di progettazione. E alla fine gli studenti hanno fatto tre strutture, un teatrino mobile, una libreria mobile e un bar mobile, diciamo, delle sedute mobili. Quindi dalla stanza adesso poi abbiamo deciso, ci stavamo rendendo conto che comunque la nostra comunità, quella che noi chiamiamo la comunità temporanea, formata appunto un po' quel diagramma che avevo mostrato prima, di un po' molto mista, che stava crescendo molto e noi eravamo molto contenti di questo, perché sempre di più le persone si stavano affezionando a questo progetto a Belmonte e volevano tornare, c'erano studenti che tornavano anche, sono tornati anche più di una volta, giovani professionisti, e infatti da 13 studenti che eravamo nel 2016 al 2019 siamo arrivati quasi a 100 persone, che comunque quasi raddoppiando il numero degli abitanti proprio del centro storico. E quindi abbiamo deciso di non continuare a fare dei singoli eventi, delle singole interventi, strutture, anche che forse poi diventavano un po' fine a se stesse, perché nel momento in cui noi partivamo queste strutture non venivano sfruttate come immaginavamo, ovviamente, perché la comunità di Belmonte era una comunità completamente diversa dalla nostra, e non essendo noi sul luogo in maniera costante non potevamo ovviamente prenderci questa responsabilità o pretendere di controllare questi meccanismi. Però allora abbiamo detto, abbiamo bisogno di un nostro spazio, quello che può diventare la nostra casa. E infatti questa casa abbiamo pensato di iniziare a prendere di nuovo in mano quello spazio che il comune di Belmonte aveva detto di voler dare come uso, farci usare insieme all'università, ovvero questo immobile, che è un immobile che era un'ex casa delle monache, che però 6-7 anni fa, adesso non saprei con precisione, era stato ristrutturato per essere di una casa delle culture. Il cantiere non è stato mai completato, però comunque la struttura base era stata rafforzata, quindi non era in condizioni precarie come possono essere altri palazzi abbandonati del centro storico, e quindi però non erano state fatte le rifiniture. Quindi queste sono le condizioni in cui era quando siamo arrivati a luglio 2019, e abbiamo deciso che potevamo iniziare a usare a fare gli interventi in questa casa, diciamo step by step, volta per volta che tornavamo a Belmonte, in modo di rendere questo spazio vivibile mentre lo vivevamo e farlo diventare così quello che è la casa di questa comunità temporanea, una sorta di fabbrica che poi diventava una fabbrica di idee, una sorta di nostro ufficio, per poi pensare e progettare quello che poi usciva però su Belmonte, così anche non chiudendoci completamente in questa casa ovviamente, ma semplicemente averlo come spazio per raccogliere la comunità temporanea che più volte stava ormai ritornando. E questo è stato fatto, quindi abbiamo iniziato selezionando 3 stalle del primo piano e rifacendo i soli pavimenti, quindi per 5 giorni abbiamo fatto solo i pavimenti di queste 3 stanze, imparando praticamente dalla base, dai massetti, con i primi 2 giorni avendo con il supporto di 2 muratori professionisti di una ditta locale che ci hanno aiutato, hanno fatto vedere come si fa, e poi usando materiali appunto sempre di loco, che come i pezzi di marmo che è di scarto presi da una marmeria sempre di Belmonte. E questo è ovviamente il progetto sempre con orizzontale, e quindi come il metodo crossing pensato da orizzontale, però che si applica fondamentalmente a quello che è il modo di lavorare delle seppie, in realtà basta salire, si può applicare fondamentalmente a tutte le scale, dalla sedia alla casa. E queste sono le 3 stanze poi come sono finite, come sono state completate.
velocemente con alcuni mobili. Ancora abbiamo fatto solo come servizi, in realtà c'è ancora solo la luce e bisogna, quel luglio quest'anno si spera fare il bagno. Abbiamo detto questo divano con una vasca provata. E questo è un disegno appunto di orizzontale che mostra un po' appunto il primo intervento fatto quest'anno. Questo è come abbiamo iniziato a usare questa casa appunto come, questo, come un centro culturale, come un primo, come appunto un primo luogo dove anche come seppie possiamo iniziare a sfruttare questa nostra idea di educazione non formale. Questo per esempio è Matteo, un altro dei co-founder che in questo momento fa una lezione su quello che poi è la sua professione grafico. L'anno scorso invece Machu, quello di, il progetto appunto, il workshop di febbraio, si è concentrato su, con gli studenti sempre allora di fare una struttura che potesse essere, che potesse continuare la vivibilità di questa casa, e abbiamo fatto con gli studenti e sempre i migranti una canopy, una tettoia per la terrazza, che poi adesso col Covid bisogna capire quando, se, come organizzarci, dovrebbe ospitare un forno a legna, per appunto usare questo spazio già come un primo spazio di convivialità, di incontro e di cucina per le persone che poi ogni anno tornano a Belmonte. E in queste tre schede adesso che vi vado a dare sono alla fine, era appunto mostrare come fondamentalmente il progetto può diventare uno strumento di trasformazione che innesca a diversi livelli delle reazioni, quindi a livello sia educativo, culturale, sociale, del turismo, territoriale, perché poi comunque adesso questa cosa si sta allargando anche ad altri comuni, o comunque c'è un interesse da parte di altri comuni di fare un lavoro simile. Abbiamo già un interesse da parte, per esempio, del comune di Mendicino, dipende da quanto... Scalando il progetto si scala anche questa sorta di innesco, quasi come se fosse una forza in modo radiale. Per esempio questo è il 2017, questo, la stanza del 2018, come appunto a livello culturale di eventi, come appunto si è ingrandito, fino ad arrivare alla casa. E la casa in realtà è ancora ongoing, quindi è un progetto ancora in divenire, che non sappiamo quanto potrà, quanto e in che cosa si trasformerà, perché ogni anno poi dipende molto da tutti i fattori esterni che potete immaginare, quelli che possono essere appunto economici o anche politici, sociali. Per noi ogni evento esterno poi ha sempre modificato in qualche modo il progetto, come anche per esempio con i migranti il decreto Salvini ha fatto spostare tantissime persone che collaboravano con noi di Amantea, via dalla Calabria. Infatti quest'anno c'era meno presenza dei ragazzi migranti l'anno scorso. E questa, da quando, quindi in qualche modo noi da quando abbiamo la casa, quando stiamo iniziando a immaginare Belmonte come la nostra nuova casa, che ovviamente non pensandoci la fissi, perché ancora forse lo faremo, non lo so, però iniziamo a vedere questo, abbiamo iniziato a creare questo nuovo immaginario che è Belmondo, che è appunto un posto, come potete leggere da quello che è un po' il concept che abbiamo creato, un posto nuovo, un luogo che vive nell'incontro di tre diverse comunità in un determinato periodo di tempo, un Big Bang generato dal bisogno di chi ci vive, da chi cerca una casa, da chi ne costruisce una nuova e da chi ne vuole vedere, da chi vuole vederla in modo diverso. Grazie. Grazie, fantastica esperienza. Spero di essere rimasto. Rita, grazie Fabio. Scusatemi, sono contento di avervi coinvolto, perché mi sembra che questo contribuisca a costruire un piccolissimo primo mosaico di resilienza nei luoghi del sud. Mi pare veramente molto interessante, e anche le scale, tutto sommato, sono giuste. La scala dell'intervento minuto nel paesaggio di Fabio, la scala urbana e puntuale dell'esperienza di Belmonte, e credo che sia in questo senso un'ulteriore conferma appunto della necessità dell'interscalarità. Credo che davvero ancora la vostra generazione riesce a tenere fede a questo assunto. Mi taccio, grazie. Grazie a voi. Grazie. C'è un intervento di Silvia Parentini. Sì, buongiorno a tutti. Non so se si vede bene perché sono dal telefono. Comunque, in realtà mi fa molto piacere
che ci sia stata Rita Adamo in questo seminario, perché non avevo collegato facesse parte delle seppie che in realtà del cui lavoro sono a conoscenza soprattutto attraverso i canali social e lo apprezzo, insomma. Apprezzo quindi, oltre diciamo all'interscalarità del progetto, che poi parte dalla piccola scala fino alla grande scala, anche all'interscalarità, se vogliamo così definirla, della comunità che è stata costruita, che coinvolge quindi persone diciamo anche a livello internazionale, che secondo me poi è un'operazione importantissima, guardare al globale per agire nel locale. E mi incuriosiva poi sapere, quindi, al di là di questa comunità di Belmondini, che è una comunità virtuale bellissima che è stata creata, la comunità locale diciamo ha iniziato a subire dei cambiamenti, cioè diciamo ci sono stati, a parte adesso le vostre considerazioni sui ritorni, hanno iniziato ad esserci dei ritorni effettivamente nella comunità, oppure nei momenti in cui voi non siete sul campo, nel territorio, chi si prende cura della casa, di tutto quello che avete costruito insieme al collettivo Orizzontale, eccetera? Forse anche Valentino Canturi, che non conosco direttamente, però potrebbe rispondere a questa domanda. Insomma, mi interessa sapere la risposta effettiva poi della comunità locale, anche quando voi lavorate a distanza. Io ti posso dire, come accennavo, perché Valentino sarebbe stato sicuramente un punto di vista più interno, però personalmente comunque poi più delle altre figure presenti nell'esempio di Belmondini, appunto, io poi sono quella, la persona che ha più rapporto poi con il locale, in quanto ho, appunto, essendo calabrese, avendo poi anche un legame con il territorio anche personale, proprio con Belmonte. Quello che ho notato è sicuramente un cambiamento di percezione che hanno del luogo stesso e di come loro anche si iniziano, non lo so, a rapportarsi nel momento in cui noi arriviamo, cioè come si riescono anche ad organizzare, come è cambiato durante gli anni anche il metodo di organizzazione o di presa, quanto riescono anche a prendere di propria iniziativa. Per esempio, non lo so, adesso sapevano che a novembre saremmo ritornati, hanno organizzato per la prima volta la festa del vino novello, e quindi gli studenti il primo giorno hanno assistito a tutto il paese in festa con le tradizioni, tanto una serie di bancarelle con i prodotti tipici, ma poi la banda, e ovviamente gli studenti di Londra sono rimasti colpitissimi comunque da un'altra cultura, vedere tutto questo movimento nel paese, anche perché dagli racconti degli studenti degli anni precedenti tutti quanti dicevano che a Belmonte non succedeva mai niente, che era un paese molto calmo, e sono arrivati invece il primo giorno che c'era una festa, dove oltretutto poi sono venuti persone anche dagli altri paesi. Quindi questo, più che un ritorno di persone, che non ti saprei dire, c'è sicuramente un cambiamento di attitudine, forse, in piccole cose. E per quanto riguarda la domanda su chi prende cura di quello che facciamo, c'è stato proprio questo cambiamento di approccio. Cioè, dopo che noi avevamo fatto il lavoro alla biblioteca, che era un lavoro che avevamo voluto dedicare proprio a, in qualche modo, alla comunità, a dire mettiamo a posto questo spazio così anche quando non ci siamo noi lo usate. In realtà lì abbiamo capito di non aver fatto il lavoro, cioè non è riuscito l'intento. Una volta partiti, quella stanza non viene usata come noi l'immaginiamo, perché non c'è quelle, non, o almeno non sempre, forse solo nei grandi eventi, viene usata principalmente solo quando noi torniamo, e la casa, essendo uno spazio un po' più esterno al centro, un po' più esterno al centro proprio al cuore del centro storico, preferiamo fare gli eventi, se dobbiamo parlare direttamente alla comunità, farli invece in biblioteca. Quindi diciamo la biblioteca ormai è diventata il punto d'incontro delle due comunità, e questo è stato proprio
dopo l'anno scorso abbiamo cambiato questa nostra attitudine, cioè non pensare più di poter controllare quello che si può fare dentro il paese o quello che fa la comunità, ma agire noi in modo tale che possiamo sia dimostrare perché comunque la comunità è anche già abbastanza attiva, cioè, comunque facendo e tornando più spesso possibile, attivare dei meccanismi e anche questi luoghi in realtà attivarli con noi stessi, facendo fondamentalmente quello che stiamo cercando di fare ora è solo fare appuntamenti più uno più vicino all'altro, tipo quest'anno siamo tornati a novembre, abbiamo fatto il Capodanno a Belmonte, eravamo una quarantina di ragazzi, adesso siamo tornati a febbraio, dovevamo tornare a giugno se non c'era il Covid, vorremmo tornare a luglio in numero ristretto, quindi è sempre di più sperare che col nostro ritorno possano questi luoghi non vengano, diciamo, abbandonati, perché pretendere di poter controllare una comunità che comunque è un numero elevato di persone anziane, ha anche altri interessi, comunque loro passare la giornata al bar del paese gli piace, non mi posso immaginare che si inventano la proiezione come la farei io, come la farebbe un ragazzo dentro la stanza che avevamo fatto a luglio. Quindi questa cosa, questo incontro, questa natura in qualche modo. Non so se... Grazie, sì. Anzi, speriamo di vederci presto, non appena la situazione si riprenda, perché mi è venuta voglia di venire a Belmonte. Tra l'altro avevamo sentito anche di altre attività che hanno fatto sempre a Belmonte, gli amici di Pensando Meridiano, per esempio. Sì. Loro, diciamo, è stata più localizzata. Voi adesso avete, diciamo, un'attività che continua e continuerà sempre di più, quindi insomma speriamo di vederci presto. Grazie, sì. Bene. Ina vuole fare qualche domanda? No, va benissimo così, anche vista l'ora. Quindi ti lasciamo la chiusura, a meno che c'è Laura che voglia fare... No, volevo fare anch'io i complimenti, perché sono stati tre bei momenti, sia il progetto presentato da Pino, che ci ha fatto un po' viaggiare, ecco, per le strade della Calabria, e trovo molto interessante questo rapporto con l'arte, ecco, mi sembra una cosa molto bella. E lo stesso i progetti anche di Fabio Guerrera, mi sembra un intervento molto, molto delicato, insomma, molto rispettoso del territorio, che non solo prova a restare, ma come diceva lui, anche a resistere, quindi complimenti anche a Rita, questo progetto molto interessante, io non lo conoscevo, però è uno sforzo che i giovani stanno anche facendo proprio per riattivare i territori in una terra tra Sicilia e Calabria, insomma, terre bellissime ma anche con enormi problemi, quindi ho un grande, vi porto il mio apprezzamento, insomma, ho apprezzato molto il vostro sforzo, è un invito a continuare così. E il progetto di Pino, speriamo di vederlo poi realizzato e di venire a fare una passeggiata in Calabria. Grazie. Grazie ancora. Grazie ancora. Vi aspettiamo tutti sulle vie del Mediterraneo e del Sud che cambia dal basso. Grazie ai giovani soprattutto. Infatti. Perché se non fosse per la loro energia non succederebbe nulla. Ed è questo che rispondo alla collega Silvia Parentini. Il cambiamento della società meridionale è un cambiamento lentissimo che solo le nuove generazioni, quelle che sono partite con sofferenza e che con altrettanta sofferenza ritornano, saranno in grado di mettere in campo. E non è un caso che Covid abbia costretto molti giovani a rientrare, e questo rientro va tesaurizzato piuttosto che demonizzato o marginalizzato. Questa è una straordinaria occasione anche in questa direzione. Grazie, grazie a tutti e grazie, buon cambio mediterraneo. Ciao, a presto. Grazie davvero a tutti quanti voi. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Grazie Ina.